Per ingranare la sesta, intesa come vittoria consecutiva, il Potenza deve aspettare 97 minuti. Ai rossoblù serve una mano, anzi ne servono due, quella dell'arbitro e quella di Castaldo, reo secondo il direttore di gara di un tocco con il braccio in area, punito con il rigore, trasformato da Palumbo per l'1-0 all'ultimo respiro. All'ultimo respiro anche perché il Monopoli manda in affanno i lucani, soprattutto in avvio, quando l'uomo in più in maglia bianco-verde è Murano, potentino di nascita. Al decimo l'attaccante si gira e conclude alto, due minuti dopo serve una gran palla per Grimaudo che sbaglia in modo clamoroso. Il pressing pugliese evidenzia le difficoltà del Potenza che soffre le assenze degli esterni e a centrocampo è poco reattivo, ma la difesa lucana non rischia nulla, a parte questa entrata di Sicignano, già ammonito, che poteva costargli l'espulsione. In avvio di ripresa mister Giacomarro trova in panchina la chiave che apre nuovi scenari, l'ingresso dell'esordiente Lacidogna per Dilucchio sistema sulle fasce giuste Foscolo e soprattutto Basso, e anche se il primo segnale di vita rossoblù arriva dal centro, un tiro di Cianni al sedicesimo, fuori di poco, sull'out sinistro Basso sarà inarrestabile. Al diciannovesimo il suo cross è un invito a nozze, ma Palumbo divorzia col pallone e lo spedisce in orbita. Sempre Basso al minuto 25 va vicino alla rete e pochi istanti dopo invoca anche un rigore per un fallo di mano sul suo ennesimo traversone. Non è ancora il momento, l'espulsione per doppia ammonizione di Salvestroni estende il recupero fino al 95esimo. Questa volta sul cross di Catanese respinto da Castaldo l'arbitro Gariglio concede il penalty e dopo due minuti di proteste ospiti e attesa in apnea del pubblico di casa, Palumbo fa respirare tutti quando scarica il pallone sotto l'incrocio. Un rigore forse incosciente nella forma ma terribilmente efficace nella sostanza, quella di un successo che mantiene il Potenza in cima alla classifica. Penso che la vittoria, soprattutto il secondo tempo, è stata meritata perché abbiamo prodotto qualcosa in più di loro, abbiamo fatto qualche giocata importante che facciamo durante la settimana e poi, vabbè, l'apoteosi sempre al 95esimo.